Sedicesima domenica del tempo ordinario. Vangelo secondo Luca, capitolo 10, versetti 38-42. In quel tempo, mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ospitò. Ella aveva una sorella di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Marta invece era distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse: Signore, non ti importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti. Ma il Signore le rispose: Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta. L'ospitalità era sacra, soprattutto nell'antichità. Cogliere l'ospite era qualcosa di importante. In questo caso è Gesù l'ospite. E abbiamo due sorelle, Marta e Maria. Maria sta ai piedi di Gesù e ascolta. È il tipico atteggiamento del discepolo. Il discepolo ai piedi di Gesù ascolta ciò che Gesù dice. E l'ascolto implica far entrare ciò che Gesù dice. Marta, anch'essa molto contenta, solo che ci dice l'Evangelista, era presa dai tanti servizi. Questo lo distoglie Marta dalla persona di Gesù. In fondo, apparentemente quasi in maniera impercettibile, come se Marta volesse rispettare talmente l'ospite Gesù che in questo suo darsi da fare, alla fine non tiene conto veramente dell'ospite. Ecco che allora, quando si lamenta con Gesù, dia Marta che mi venga a aiutare, Gesù dice ha scelto la parte migliore, ha scelto la parte buona. Non perché quello che fa Marta non vada bene, ma è l'affanno, è l'agitazione che non va bene. Quello che rimane, e Gesù lo dice alla fine, la parte migliore è che non le sarà tolta. Perché non le viene tolta? Perché Maria, in questo atteggiamento tipico del discepolo, mette in evidenza la relazione profonda con Gesù, accogliere Gesù nella propria vita, stringere una relazione profonda e questa rimane, rimarrà per sempre. Mentre invece l'agitazione e l'affanno di Marta per il preparare le cose, i molti servizi, quindi la tavola, il mangiare, eccetera, sono cose che passano. In fondo, se vogliamo, com'è che bisognerebbe essere? Bisognerebbe essere dei contemplativi, cioè mettersi in ascolto del Signore, ma nell'azione, però con un bilanciamento giusto. È soltanto ascoltando, diventando discepoli di Gesù, quindi sedendosi, ascoltando la sua parola, che il nostro fare, il nostro agire, è giusto, è buono. Se questo prevarica, ecco, succede che andiamo fuori strada. In fondo, in quella frase, Marta, Marta, tu ti agiti e ti affanni per molte cose, in fondo la potremmo leggere rivolta a tante nostre comunità parrocchiali, a tante nostre diocesi. Cara parrocchia, tu ti agiti e ti affanni per tante cose, dimenticando la cosa necessaria, cioè l'ascolto di Gesù. Ecco, noi dobbiamo metterci in ascolto di Gesù. Poi il nostro fare acquista una valenza allora positiva, importante. Se no possiamo anche fare tante cose perché vogliamo bene a Gesù, per mettere al primo posto a Lui che poi alla fine ci dimentichiamo di Lui. Questo è un rischio che possiamo correre sempre, anche nella nostra pastorale. Tutto passa, ciò che resta è Lui. Dobbiamo capirlo questo. E quindi mettendo al centro il Signore, non abbiamo mai una perdita di tempo. Il resto acquista un valore nuovo.
Se vogliamo veramente rispettare e mettere al centro il Signore, l'ospite per eccellenza, dobbiamo evitare di agitarci, di affannarci, perché questa alla fin fine poi diventa una manifestazione di poca fede. Invece, soltanto mettendoci ai piedi di Gesù, ascoltando ciò che Lui ci dice, possiamo allora avere veramente a cuore ciò che conta e quindi il nostro fare nelle nostre attività parrocchiali di qualunque genere esse siano, seguire i giovani, assistere i poveri, gli ammalati, non prende il posto di Gesù, se no rischiamo di fare come Marta, che era talmente contenta che c'era Gesù, ma che si è affannata, si è agitata.